La parola quotidiana di Dio. Ogni qualvolta Satana corrompe l'uomo o intraprende una sfrenata opera di danneggiamento, Dio non resta a guardare con le mani in mano, né si fa da parte o chiude gli occhi davanti a coloro che egli ha scelto. Tutto ciò che Satana compie risulta perfettamente chiaro e comprensibile a Dio. Indipendentemente da che cosa Satana faccia, indipendentemente da quale tendenza questi faccia insorgere, Dio conosce tutto ciò che Satana sta tentando di fare e non rinuncia a coloro che ha scelto, bensì, senza attirare su di sé l'attenzione, in segreto e in silenzio, Dio compie tutto ciò che è necessario. Quando comincia a lavorare su qualcuno, quando ha scelto qualcuno, non lo annuncia a nessuno, né lo proclama a Satana, né tantomeno compie gesti clamorosi. Si limita in modo molto tranquillo e del tutto naturale a fare ciò che è necessario. In primo luogo, egli ti sceglie una famiglia. Che tipo di contesto la famiglia abbia, chi siano i tuoi genitori, chi siano i tuoi progenitori, tutto ciò è già stato deciso da Dio. In altre parole, queste non erano decisioni prese sul momento da Dio, bensì si tratta di un'opera intrapresa molto tempo fa. Una volta che Dio ti ha scelto una famiglia, sceglie anche la data in cui nascerai. Dopodiché, Dio guarda il momento in cui sei venuto al mondo piangendo, guarda la tua nascita, ti guarda mentre pronunci le tue prime parole, ti guarda inciampare e muovere i tuoi primi passi incerti, mentre impari a camminare. Prima fai un passo e poi un altro. Ora riesci a correre, ora sai saltare, ora sai parlare, ora puoi esprimere i tuoi sentimenti. Per tutto questo tempo, mentre diventate adulti, lo sguardo di Satana è fisso su ciascuno di voi, come una tigre che tiene d'occhio la preda. Ma nello svolgere la sua opera, Dio non ha mai sofferto di alcun limite di persone, eventi o cose, di spazio o tempo. Fa ciò che dovrebbe e fa ciò che deve. Nel processo di crescita potresti incontrare molte cose che non sono di tuo gradimento, incontrare malattie e frustrazioni, ma mentre percorri la tua strada, la tua vita e il tuo futuro, sono strettamente sotto la cura di Dio. Dio ti dà un'autentica garanzia a vita, poiché Egli è esattamente lì accanto a te, proteggendoti e prendendosi cura di te. Inconsapevole di questo, cresci, cominci a entrare in contatto con nuove cose e cominci a conoscere questo mondo e questo genere umano. Ogni cosa è fresca e nuova per te. Ti piace fare le tue cose e ti piace fare quel che ti piace. Vivi all'interno della tua umanità, vivi all'interno del tuo spazio vitale e non hai la benché minima percezione dell'esistenza di Dio. Ma Dio veglia su ogni tappa del tuo cammino mentre cresci e osserva ogni passo avanti che fai. Persino mentre stai apprendendo conoscenza o studiando scienze, Dio non si allontana mai da te neanche di un passo. Sei esattamente come tutti gli altri in questo, nel processo di conoscenza del mondo e nell'entrare in contatto con il mondo. Hai stabilito i tuoi ideali, hai i tuoi passatempi, i tuoi interessi e coltivi le tue nobili ambizioni. Spesso mediti sul tuo futuro, spesso tracci una bozza di come il tuo futuro potrebbe essere, ma indipendentemente da ciò che avviene durante il percorso, Dio vede tutto molto chiaramente. Forse hai dimenticato il tuo stesso passato, ma per Dio nessuno può comprenderti meglio di quanto Egli non faccia. Vivi sotto lo sguardo di Dio, crescendo, maturando. Durante tale periodo, il più importante compito di Dio è qualcosa che nessuno mai percepisce, qualcosa che nessuno conosce. Dio certamente non ne parla all'uomo. Che cos'è dunque questa cosa estremamente cruciale? Si può dire che è una garanzia che Dio salvi una persona.
Ciò significa che Dio vuole salvare questa persona. Pertanto egli lo deve fare. E questo compito è di vitale importanza, sia per l'uomo che per Dio. Lo sapevate questo? Sembra che non abbiate alcuna percezione a questo proposito, né alcuna idea di questo. Pertanto ve lo dirò io. Dal momento in cui sei nato, fino a ora, Dio ha svolto molta della sua opera su di te, ma non ti avvertiva ogni volta che faceva qualcosa. Non eri tenuto a saperlo e pertanto non ti veniva detto, giusto? Sì. Per l'uomo, ogni cosa che egli fa è importante. Per Dio, è qualcosa che egli deve fare, ma nel suo cuore c'è qualcosa di importante che egli ha bisogno di fare, che supera di gran lunga qualsiasi altra cosa. Di che si tratta? Si tratta del fatto che dal momento in cui l'uomo è nato fino a ora, Dio deve garantire la salvezza di ciascun essere umano. Potreste avere la sensazione di non comprendere pienamente, dicendo: è dunque così importante questa salvezza? Qual è il significato letterale di salvezza? Forse per voi significa pace, o forse per voi significa non sperimentare mai alcun disastro né calamità, vivere bene, condurre una vita normale. Ma nei vostri cuori dovete sapere che non è così semplice. Allora, che cosa è mai questa cosa di cui sto parlando che Dio deve fare? Che cosa significa per Dio? Si tratta effettivamente di una garanzia della vostra salvezza? No. Allora, che cos'è che fa Dio? Questa salvezza significa impedire che tu venga divorato da Satana. È così importante? Che tu non venga divorato da Satana, pertanto, riguarda la tua salvezza o no? Questo riguarda la tua salvezza personale e non ci potrebbe essere nulla di più importante. Una volta che vieni divorato da Satana, né la tua anima né la tua carne appartengono più a Dio. Dio non ti salverà più. Dio abbandona anime così e abbandona persone così. Dico pertanto che la cosa più importante che Dio deve fare è garantire la tua salvezza. Garantire che non verrai divorato da Satana. È abbastanza importante, no? Allora perché non riuscite a rispondere? Sembra non siate in grado di percepire l'enorme benevolenza di Dio.